Buongiorno, oggi Grande Caffè, siamo qui a fare il nostro ultimo girettino per Amsterdam. Sono stati molto carini all'albergo, ci hanno fatto lasciare i bagagli lì, a differenza dell'anno scorso a Londra che avremmo dovuto pagare 10 sterline simpi per lasciare lì i nostri. Sterline, non euro. Sì, esatto, quindi. Ecco, e invece qui tranquillamente, sì, molto, molto tranquilla, Ma molto che tutti gentile io. gentili, un Mi po'. sono veramente tutti gentili, hai ragione Spider-Man. Cioè, sono veramente tutti gentili. Comunque, ora, visto che oggi è un po' così nuvoloso, fa un po' freddino anche, andiamo a fare l'ultimo giretto in qualche museo, si va a mangiare, si prende le valigie, perché appunto qui, in questa stazione qua, Slotedeck, come si dovrebbe dire, penso, ci passa il treno appunto anche per l'aeroporto e tutto, quindi ritorniamo qui e poi dopo si riva Tra l'altro c'è il 19. all'aeroporto. E tra l'altro c'è il nostro tram 19 che ci aspetta, yeee! Quindi siamo stati anche fortunati. Allora, la prima tappa di La oggi prima e unica tappa di è oggi. E il Museo dei Diamanti. guarda che outfit di diamantoso Esatto, c'ho. l'outfit del ricco swag. Allora, abbiamo appena finito di visitare questo Museo dei Diamanti, una roba pazzesca, che tutte delle sale su diamanti come minerale, eccetera, eccetera. Poi c'erano delle sale molto carine, dove c'erano tutte le corone di vari paesi del mondo, delle varie occasioni, quindi matrimoni, sepoltura, occasioni importanti e quant'altro, occasioni pubbliche, eccetera. E poi c'era una stanza fantastica, praticamente rifatta a diamante con tutti gli specchi, con nel mezzo tabuia, con delle lucettine tattiche e nel mezzo spuntesche di cristallo, una roba pazzesca. Il teschio mi pare di una scimmia, di cos'era quel teschio? Vabbè, comunque. E poi, niente, poi c'era una racchetta d'oro e di diamanti e un altro teschio di diamanti, insomma, una roba pazzesca. E niente, e ora visto che si è annuvolato tipo tantissimo, andiamo a vedere anche l'ultimo museo che ci manca. Allora, noi abbiamo fatto un altro pochino di shopping sia al Museo dei Diamanti che anche a questo qua, che è lo shop dei musei. E ora, visto che sì, qui il tempo è un po' strano, tipo ci sono nuvole nere, schizzetta, poi ripiglia più bello, eccetera, eccetera, allora andiamo a vedere quest'ultimo museo, poi la pappa, poi andiamo a riprendere le valigie e poi andiamo a casa. Allora, noi abbiamo finito la visita, abbiamo fatto venire tutto il Museum e ora si voleva andare a mangiare a Fidallen, però piove e quindi andiamo, visto che poi se no ci scade i trasporti e tutto verso le 4 e in base a quando avevamo ritirato altri trasporti il primo giorno, allora a questo punto torniamo direttamente verso casa, si va a mangiare lì, tanto a casa appunto c'è la stazione dove si prenderà poi il treno per l'aeroporto, quindi almeno si fa così e siamo più vicini. In realtà il Allora, tempo ci ha perfetto. graziato, esatto, e quindi stiamo provando ad andare a Fudallen. Manca In papete. realtà sì, in realtà ci dovrebbe essere qui Girando, vicino, è sinistra. praticamente un mercato e con tanto street food buono. Thank you.
Noi abbiamo appena finito di mangiare, buono. Sì. Un po' di street food. Buono. E niente. E ora si sta andando a ricercare la fermata del tram 19 che ci porterà a casa in maniera da poter riprendere le valigie e poi sistemarsi e andare verso l'aeroporto per essere sicuri, ma tutto perché questo aeroporto è gigante e almeno così siamo sicuri di aprire bene le cose. Allora, questo è l'accampamento epico. Abbiamo appena ripreso le borse e siamo praticamente in quest'area che è davanti all'hotel, che sono state molto carine, ce l'hanno tenuta, quindi grazie. E niente, ora penso si aspetta un pochino qui fuori, insomma, un po' così si risistema le valigie a seconda di cosa va nel bagaglio, su più di là e poi, esatto, e poi si piglia il treno lassù e si va all'aeroporto. Pazzesco, per caso abbiamo sentito che ci hanno cambiato il gate, dai 7 siamo andati all'11, vabbè dai, almeno non era così tanto distante, però no. Qui intanto c'è Regis alle prese, sì, a parte la cantante lirica del Provetta, c'è Regis capolavo e con Bandulla. Allora, qui la situazione è questa, a parte è diventata notte perché è tramontato il sole, ma è diventata notte anche perché è arrivata questa nuvola che ora la videocamera non rende, ma è nera come Dio buono, non lo so, Voldemort, cioè per davvero, seriamente, lol. Allora, è la terza volta ci hanno cambiato gate, ne abbiamo fatto dal 7 all'11 al 9. Vediamo se questa volta è la volta buona.